Boom! Ciao a tutti ragazzi, buonasera e benvenuti nel mio laboratorio. Oggi ho il piacere di presentarvi, prima che vado in ferie, tutte le forme che abbiamo pronte per spedire. E abbiamo una vasta gamma di forme da spedire, tra i 10 e i 30 euro, altezze differenti e forme differenti. Comincerò per farvi vedere le classiche forme open crow che già abbiamo pronte da spedire, che avevamo preparato in precedenza. Allora, qui abbiamo una 59 con altezza 15, pronta per spedire, 30 euro Italia, già pronta, resinata, pronta per lavorare. Poi ne abbiamo un'altra che è 57, che è sempre alta 15, già resinata, pronta per spedire, sempre 30 euro Italia, 50 il resto del mondo. Poi troverete tutto l'elenco sotto nella dicitura con tutti i prezzi delle varie forme, anche perché hanno colori differenti. 58H14, pronta da spedire, però è una forma sferica, non è come la Open Crow che di sopra è quasi piatta, questa è leggermente sferica, quindi è una forma differente. Abbiamo un'altra Open Crow che è 55H14, pronta, che è pronta per spedire, già resinata. Abbiamo una forma 61H15, pronta, sempre da spedire, 30 euro Italia, 50 al resto del mondo. Abbiamo un'altra misura che è la 58H13, era imballata per essere spedita, 58H13. Abbiamo una rosa che è 57H13, pronta per lavorare, 30 euro Italia, 50 euro il resto del mondo. E abbiamo una delle big che mi è rimasta, che è una 64H15, ricordatevelo, ve la metterò poi nel link sotto, pronti per essere acquistati. Adesso passiamo alle forme, diciamo, come le possiamo chiamare, classiche. E ne abbiamo anche tante pronte per essere spedite, che possono essere, allora, una, due, credo che le metto in fila così ve le faccio vedere tutte quante. Allora, questa è una 61H13, 30 euro Italia, 50 euro il resto del mondo. Senza controstampo, resinata, pronta per lavorare, 61H13. Verde, 59H13, pronta per lavorare, resinata, pronta per essere spedita. 57H10,5, un cliente che non l'ha mai ritirata e l'ha lasciata qui in negozio da tempo. 57H10,5, forma pronta per lavorare. 62H13, forma sempre classica, resinata, pronta per lavorare e essere spedita. Abbiamo anche in mezzo a tutte un'unica forma che mi è rimasta di un cappello assai venduto, che è la 58H13 di un pork pie, resinata, pronta per essere spedita. Forme stampate in 3D, se si sanno usare durano per sempre perché sono dure. Resinate sono il calore non le deforma, non si possono mettere i chiodi come quelle di legno, però sono forme che sicuramente sono molto durevoli. Sono andato a prendere anche le altre forme che abbiamo messo in vendita per il rinnovo dei blocchi che sto facendo, perché io tengo bene o male i blocchi una media di 3 anni, poi li cambio perché cambio anche le forme e progetto nuove cose che mi possono piacere. The next day. Allora, dicevamo, sono andato anche a ritirare le altre forme che avevamo in laboratorio nel magazzino e abbiamo anche alcuni errori di stampa che noi conserviamo perché a volte possono tornarci utili e li riutilizziamo, ad esempio come questo, è un blocco che in fase di stampa è fallito ed è una 56H6, alta 6 cm, misura 56. Come vedete ha un buon riempimento, può essere usato come, noi lo chiamiamo mantieni forma,
cioè nel senso che lo possiamo mettere dentro per mantenere la forma del cappello dentro l'armadio, ad esempio. Quindi ne abbiamo due, una 56 H6 e una 55 H6. Queste vengono spedite in Italia a 10 euro, il resto del mondo 25, però le troverete sempre nel link dopo in descrizione. E abbiamo una 64H10, come vedete è una forma molto bassa, è stata usata per vari clienti che mi hanno chiesto dei cappelli così bassi e poi diciamo, è rimasta qui in magazzino con noi. Abbiamo una 58H10,5, sempre una forma classica, pronta per lavorare, una 58H13, sempre forma classica resinata, pronta per lavorare. E infine abbiamo una 59, 10 e mezzo pronta per lavorare, da spedire. Abbiamo anche, dicevo, innumerevoli errori di stampa. Io ora vi faccio vedere se qualcuno è interessato, mi faccia un'offerta e vediamo, ci possiamo mettere d'accordo. Che sono? Allora, diciamo che questi e una 59H7,5 potrebbe essere come questo che vi dicevo prima, che si può mettere all'interno del cappello per far sì che mantenga la forma una volta posata nell'armadio. E ne abbiamo altri due, una 59 alta 7,5 e un 61 alta 7,6. Sono sempre stampe fallite, ma con la possibilità di poter essere riutilizzate per altri motivi. Abbiamo una 55 finissima, come vedete è un errore di stampa. Una 55 H1, sempre un errore di stampa. Una 58 H più o meno 3, sempre un errore di stampa. Una 58 H2, errore di stampa. E una 58 H2, un errore di stampa. Ho anche questa tipologia di blocco, se qualcuno dovesse essere interessato, questa forma piccola, potremmo parlarne per capire cosa farne. Questo misura 41, quindi potrebbe essere diciamo quasi un blocco per bambini, si possono fare cappelli a maglia, quello che forse è quello che vi può più interessare, no? È un 41 dove la corona è alta 10, H10. E per questi qua, per gli errori di stampa, compresi tutti i dischi. E se volete possiamo contrattare, mi fate un'offerta e ci mettiamo d'accordo per mandarli. In Italia logicamente il prezzo è diverso da quello degli Stati Uniti o il resto del mondo, ma se volete ci possiamo mettere d'accordo. Fate offerte concrete, non si regala niente, perché questa roba io se non la vendo diciamo, la teniamo in deposito e prima o poi verrà utilizzata. Tutto quanto è pronto per la spedizione, tutte quante sono già resinate, sono tutte forme utili, alla fine ci potete fare di tutto, l'Open Crow vi dà la chance di poterlo utilizzare come più vi piace, potete modellare a mano una volta che fate il cappello e dare tutte le forme che volete. Come vi ho fatto vedere, tutte le forme sono qui ferme in laboratorio, non sono stampate su richiesta, è la mia collezione di base, diciamo, con cui ho cominciato a lavorare. Ne ho anche molte altre che prossimamente metteremo direttamente online, pronte per essere vendute. Adesso vi saluto, io sarò reperibile dal 2 settembre in poi e quello che vi può interessare potete scrivermi tramite WhatsApp e io vi manderò, diciamo, a sua volta possiamo contattare o via WhatsApp direttamente o mi dite voi, facciamo l'inserzione di Etsy. E lo mettiamo online, vediamo, al limite facciamo la vendita tramite il sito oppure privatamente. E dal vostro cappellaio di fiducia è tutto, e ci sentiamo presto.